Vangelo del giorno 12 maggio 2022 Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto. Ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. In questa pagina di Vangelo siamo nel luogo di amore per eccellenza, siamo nel cenacolo dove è avvenuta la lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia, l'istituzione del sacerdozio. E quanto sono belle queste parole di Gesù: un servo non è più grande del padrone, e né un inviato è più grande di colui che l'ha mandato. Con queste parole cessano ogni disparità. Agli occhi del Signore siamo tutti sullo stesso piano, siamo tutti sullo stesso livello, non c'è più grande, non c'è più piccolo, non c'è servo, non c'è padrone, siamo tutti nel cuore di Gesù e tutti a Lui apparteniamo. E però il Signore ci conosce e capita che ancora oggi tra quelli che Lui ha scelto ci sono dei Giuda, cioè dei traditori dell'amore di Dio, dei traditori dell'amore di Gesù. Io ti ho scelto per amore e perché tu possa amare, e tu hai usato l'amore per tradire, per fare del male, per essere immorale, per non testimoniare l'amore, anzi per scandalizzare. Questo è molto triste, quando anziché essere discepoli di amore, si è discepoli delle tenebre. Amiamo il Signore con questa certezza. Siamo nel Suo cuore dobbiamo restare, al Suo cuore dobbiamo tornare e niente ci dovrà mai separare dall'amore di Dio, anche la cosa più brutta che possa succedere, niente ci deve mai allontanare dal Suo cuore. C'è una giustizia umana che ogni tanto fallisce, c'è una giustizia divina che arriverà a suo tempo.